Roma, si riparte in direzione Samp, per Di Francesco Abbondanza in attacco. Riparte oggi il lavoro della Roma. A Trigoria riprendono gli allenamenti dopo il weekend di pausa. I nazionali, ancora assenti, torneranno tra mercoledì e giovedì, e avranno a disposizione solo la seduta del venerdì per lavorare tutti insieme con Di Francesco, ma ora il mister abruzzese sorride, perché la sosta gli fa ritrovare tutti, e anzi anche un uomo in più. Infatti, Schick già sta lavorando a pieno regime con la squadra dal suo primo giorno in maglia giallorossa, e venerdì ha anche esordito nel match benefico della Roma contro la Chapecoense. Con lui, Di Francesco deve necessariamente pensare e ripensare al modulo della sua squadra. Il dubbio resta: tenere il suo dogma del 4-3-3 oppure puntare al 4-3-2-1 con un lavoro di finale dato a Perotti e proprio al cieco, dietro alla punta Dzeko, che non si smuove dalle gerarchie di Di Francesco. Dunque a rischiare il posto ci sono dei Frele e del Shaarawy, con Under che verrebbe relegato a riserva della riserva. Ma i pareri restano positivi, meglio l'Abbondanza che la scarsità nella situazione che sta per arrivare tra capo e collo in casa Roma, ben 7 partite nelle prossime 3 settimane, 2 gare di Champions e 5 di campionato, alcune delle quali vedranno la presenza di Pallotta, che verrà per lavorare allo stadio e al bilancio, e potrà godersi Roma Atletico. Tutt'altra situazione rispetto allo scorso anno, come ha ricordato il vero gioiello della Roma, Monchi, che in una intervista ha spiegato il perché delle operazioni in difesa, in quanto a centrali la Roma, secondo il suo DS, è completa con Castan, Moreno, Fazio, Jesus e Manolas. Per quanto riguarda gli esterni, sempre stando alle dichiarazioni dello spagnolo, i giallorossi sono pronti con Karsdorp, Florenzi, Kolarov, Emerson e Perez. Insomma, una Roma a pieno regime, considerato anche il fatto che proprio questi nomi sono di nuovo a disposizione, Emerson è in recupero. Dunque, in campo per Samp Roma ecco che potremmo vedere i giallorossi ancora legati al 4-3-3 con Alisson dietro Perez, Manolas, Jesus e Kolarov, centrocampo con il trio titolare in avanti Schick insieme a Perotti e Dzeko. Con Florenzi, quasi sicuramente, in campo, magari addirittura dall'inizio. Per il nuovo capitan futuro è arrivata d'uscita dal tunnel.